Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di V-Rain. Speriamo che oggi succeda qualcosa che ci porti un pochino avanti con le indagini, perché io vorrei indagare. Oh, siamo di nuovo con Ethan. Partono di nuovo le mega torture? Oddio. Ah, stiamo andando... È vero, dovevamo andare a uccidere un tizio! Cioè, io me l'ero dimenticata, che brutta persona che sono. Sì, però anche tu, Ethan, con la pistola non sei una bella persona, non sei una brava persona. Dai, ma lo facciamo davvero? Soprattutto perché ci ha detto di uccidere sto tizio? Cioè, vorrei capire cos'ha contro questo tizio, l'assassino degli origami. Sa che non c'è nessuno, Ita, non vorrei dire... Oh sì, c'è qualcuno, salve! Sì? Che vuoi? No, dai, ok, no. Ho detto un migliaio di volte che non voglio voi tossici a casa. Allora... Devo premere X e poi aspetta, LB. Prima devi chiamarmi, cazzo. Ok, già mi sta antipatico, quindi sì, va bene ucciderlo. Ma io sto premendo, perché no? No, aspetti. Io stavo premendo i pulsanti, signore. Può aspettare un attimo che le devo sparare, per favore? Cioè, io li sto premendo, mi sto un po' incasinando però. Non capisco perché non mi faccia procedere. Cazzo, sei sordo o cosa? Fuori dalle palle! Ora sì, anche R. A me quei non piacciono. Vai, via. Così impari a spintonarci, Lillo. Hai finito di fare il bullo? No, dai, però Ethan, non mi piace questa storia. Soldi. A parte che è vestito in modo improponibile, il tizio solo per questo merita di morire. Aiuto. Oddio, ma stai scherzando! Stai scherzando, non ho fatto in tempo, scusa Ita, mi sono spaventata. Ah, aiuto. Tiramogli la chitarra, tiragli la chitarra! Bravo, lanciamo la chitarra alla libreria! No! Cacchio, volevo lanciargliela, non farmi male io. Aiuto. Io li sto premendo i pulsanti joypad, rispondi, ti prego. Cribbio! Ma ci ha presi? Faccio saltare quella testa di cazzo. No, scusi, ho cambiato idea. No. Oh, Ethan comunque si fa sempre male, non c'è verso, anche quando va a uccidere uno, quindi deve essere lui il sicario, niente. Le piglia in continuazione, non è possibile, Ethan. Paige, corri in soccorso del povero Ethan, ti prego, tu sai sparare? Mi sembra una che sa sparare. Secondo me ha la faccia di una che spara. Giovedì 13:32 e sono le e ci sono 87,2 mm di pioggia. L'appartamento di Marble Street è un tale dottor Adrian Baker, ex chirurgo e nel tempo libero spacciatore. Che carino. Ha fatto una fortuna e si è comprato parecchi appartamenti come quello di Marble Street. Alla fine lo hanno beccato, ha passato qualche mese al fresco e lo hanno radiato dall'ordine. Interessante. Grazie per le informazioni, Sam. Chi è Sam? Hey, Mad. Fa attenzione, ok? Te lo prometto, ci sentiamo. Ma chi è Sam? E perché ci ha dato queste informazioni? E come sa soprattutto tutte queste informazioni? L'appartamento in cui Ethan si è tagliato il dito abita qui. Eh? Non è granché come indizio, ma è sempre meglio di niente. Ah sì, davvero? Ma io non ci andrei a fare questa cosa, però... Madison, abbi pazienza se mi viene da chiamarla Paige a me. Paige però è più un nome che un cognome, dai, uffa. Salve, è lei che fa tagliare le dita alle persone? Salve, mi hanno detto che lei può procurare del Betropen. Senza ricetta medica. Desolato, ma ti hanno detto male, addio. No, aspetti, le devo chiedere una cosa. Io ho davvero bisogno del suo aiuto. Posso pagare? Perché non l'hai detto prima? Accomodati. Beh, Lillo, ma era, penso, sottinteso che lei potesse pagare. Non sarebbe venuta a chiederti la droga, altrimenti. O no? Perché non l'hai detto prima? Chiederlo, magari? Tipo, puoi pagare? Poi non ti viene il sospetto che sia una poliziotta in borghese? Troppo mia, cara. Non riesci a dormire? Quanto te ne serve? Non saprei. 3 o 4 confezioni. Molto bene, non c'è problema. Ma che camicia ha il tizio? Ma perché oggi sono tutti vestiti in modo improponibile? No, meglio di no. No, grazie. L'alcol riduce l'efficacia dei medicinali.
Comunque, è il caso di brindare ai nostri affari. No, 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 signor anziano, no, no, si stacchi. Però non tocchigni Madison, per cortesia. Che è un po' viscido e fastidioso. No, però non sembra tanto viscido in realtà il tizio, sembra solo un po' strano. E non è solo la camicia, è proprio lui. È la prima volta che ti vedo da queste parti. Ma perché sei seduto dall'altra parte, lontanissimo? E diciamo... Cambiamo argomento, vai. Il paese è piccolo. La gente mormora. Appartamento, chiediamo dell'appartamento. Ho sentito che affitta alcuni appartamenti. Cerco casa. Mi dispiace, cara. Sono già tutti occupati. Peccato. Cercavo un posticino in zona Marble Street. Gli ha fatto venire in mente qualcosa al tizio. Si è visto palesemente dallo sguardo. Quindi? Non bevi? No, non bevo. Ti ho già detto di no. Io... non ho molta sete. Questo mi sta cercando di drogare, vedrai. Col cacchio che io bevo quello che tu mi offri, non mi fido. Ti preparo la ricetta. Grazie. Ci vorrà un attimo. Aspetta qui. Perfetto, noi immagino che ora andremo in giro a frugare per casa, vero? Ebbene sì! Mi dai i brividi. Sì, un po' anche a me. Meglio dare un'occhiatina veloce e cercare di trovare qualcosa prima che ritorni. Ok, ok, occhiatina veloce. Allora, vediamo qua se ci fa aprire i cassetti. Sì, perfetto. Il dottore sembra interessato al mercato immobiliare. C'è un affitta un sacco di casa. Ma li affitterà tutti a serial killer? Vediamo cosa possiamo esplorare. La porta ce la fa aprire questa? Sì. Vediamo cosa c'è qua dentro. Alla camera da letto. Aspetta, c'è una scrivania. Facciamo in fretta che il tizio torna, Vediamo. Cosa abbiamo qui? Cosa? Blue Saloon? Non ho fatto in tempo a leggere, mi è sembrato di leggere Blue Saloon. Qualcos'altro? No, qua nient'altro, perfetto. No, aspetta, ma non mi fai aprire neanche un cassetto? Aspetta, sì, Madison, possiamo deciderci. Vediamo se compare qualcosa. No, non compare niente, ok, perfetto. Allora, vediamo di aprire qua, vediamo se c'è qualcosa. No, Paige! Paige, Madison! Abbi pazienza, ti calmi, sta girando in maniera... Da chirurgo. Pensavo che avesse smesso di operare. Oddio, trapianto di organi! La nostalgia del passato. No, questo stava cercando di drogarmi, vedrai, facendomi bere, e in realtà si occupa di trapianto di organi, vedrai. Vedrai, altrimenti perché avrebbe i camici in casa? No, aspetta, fammi... Prima di andargli incontro... Fammi vedere, tipo, se qua c'è qualcosa che possiamo... Sì? Ok? Sembra che abbia ritirato un bel po' di medicinali. E ne ha un botto, c'era una scatola sopra la scrivania, persino. Perché secondo me droga le persone... No, questo non me la racconta giusta. È troppo inquietante il tizio. Qui abbiamo qualcosa da esplorare, fammi vedere. Sì, documenti qua, perfetto. Sì, non riesco a leggere, però io... Cosa... No, non riesco a capire. Cosa dovrei fare? Non riesco... Non si legge! Non posso farci niente qua, tizia! Va bene, ok. No, Madison, ti prego, smettila di girare su te stessa! Che il dottore sia l'assassino dell'origami. No, non penso che sia l'assassino. Qualcosa, aspetto che... Ma... Tizio... Ah, oh cazzo! Ci divertiremo molto insieme, mia cara. Oddio, l'ansia. Lo prometto. Ah, com'è inquietante il tizio. Mio Dio, mi è venuto un infarto. Allora, o trapianto di organi o il tizio è un... Oddio, è uno di quei pazzi che si diverte a torturare la gente. No, mi mette ansia questa cosa. Tanta ansia. No. Tra di quelle stramaledette spie. No, dai, la prego. Signore, la prego. Quindi sei interessata al mio appartamento di Marble Street? L'ho affittato al mio... Urla. Non so a cosa ti serve. Adesso basta con le chiacchiere. No, non ci sente nessuno qua. Paige, Madison, non ci sente nessuno. Buona per riprendere la mano. No, dai, mi inquieta il tizio, mi inquieta tanto. Così uso quello che mi capita sotto mano.
Non mi servirai rancore. Va bene, basta, Madison, la faccio... Oddio! Oh, Cribbio, stai scherzando! No, 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 fatemi premere qualcosa. Fatemi fare qualcosa. Fatemi fare qualcosa, vi prego. Dai, dai, ci dobbiamo liberare, ci dobbiamo liberare. Hai mai notato? Appena inizi a fare qualcosa in casa, arriva qualcuno a interromperti. Sistemo il nostro visitatore. Oddio. Non muoverti, ci vuole un Oddio. Mi sta salendo tanto l'angoscia, tanto l'angoscia. Madison, liberiamoci. Dai, 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 libera il piede, dai che liberiamo il piede. Dai, ti prego, liberiamo il piede, grande, grande, grande. Ok, ok. Cosa? Stai scherzando? Alla cieca così? Oddio, alla cieca così io mi sarei già trapanata un piede, sicuro. Grazie. Ok, ok, ma stai scherzando, ma non è vero, questa cosa noi non possiamo farla. Dai, ma non è giusto tutto ciò. Dai che sta tornando il tizio, c'era il predicatore prima, ma mi sa che gli ha chiuso la porta in faccia. Ce la possiamo fare, io lo sto premendo. Dai che lo stavo premendo, ti odio, gioco ti odio. Mi sta salendo un'ansia terribile. Mi sta salendo un'ansia terribile, il tipo sta per tornare. Ok? Oh, alleluia, Dio grazie, Dio grazie. Scappa, scappa, martello, 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 martello. Picchialo, picchialo, picchialo. Schiva, schiva, lancia, lancia, lanciagli qualcosa. Lanciagli qualcosa, no, 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 sbagliato, sbagliato tantissimo. Che male che ci ha fatto, che male che ci ha fatto. Scansa, 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 ti prego, scansa. Ok. Ok, 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 ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Vai, Madison, 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 Madison. Ok, 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 vai, vai, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Sono tanto in ansia, sono tanto in ansia, sono tanto in ansia. Ok. No, 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 ma porca miseria, inciampiamo sempre all'ultimo, vero noi? Vai, colpone in faccia, scappa, 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 scappa. Facciamo arrestare il tizio, ti prego. O uccidiamolo, no. No, ma che scherzi? Madison è un altro dei tuoi incubi, vero? Facciamo che è un altro dei tuoi incubi. Oddio, io sto urlando, vero? Nel mondo reale sto urlando. Penseranno che mi stanno uccidendo qua. Oh mio Dio, mio Dio! Ti prego, fammi scappare. No, ti prego. No, 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 ma che scherzi? C'è una... Cos'è, una sega elettrica quella? Stai scherzando? Dal trapano alla sega elettrica sei una persona schifosa e orrenda. No, no, ho sbagliato tantissimo, scusami. Ok, ok. No, ho sbagliato di nuovo. Aia. Ok, ora ce la facciamo. Ora ce la possiamo fare. Dai, dai. Ti prego. Vi prego, basta. Non ce la faccio più. Mi sta venendo un infarto a fare sta scena. Aia, aia, che dolore. Sarei già svenuta 34 volte io. Oddio, siamo svenute davvero? Ma che pervertito, che maiale. No, no, Madison. Madison, siamo svenute per davvero? No, no, aspetta, c'hai il coso in mano, c'hai il coso in mano. Ora gli trapaniamo la faccia, gli trapaniamo. Ah no, il cuore, va bene. Pensavo di volergli trapanare la faccia io al... Ok, l'abbiamo decisamente steso. È morto? Lei è morto? Sì, lei è morto e se lo merita. Ok. 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 Con calma. Dio l'ansia, Dio l'ansia. Ma perché mi fanno fare queste cose? Jaden, Jaden, ti prego. È vero che noi siamo in ufficio tranquilli a giocare con i nostri giochini nei mondi virtuali, vero? Ok. Mi ci vorrà un po' per riprendermi da questa cosa. Mi ha messo tanta ansia. Io guardo tanti serie TV, film con serial killer e gente che fa queste cose e li... Cioè, li odio e li amo. È un rapporto di amore e odio quello tra me e i thriller. Però, porca miseria, mi ha un po'... Oddio. Ok, la smetto, dai. Su, riprendiamoci. Vai con le indagini, vai con le indagini. Siamo in uno sfasciacarrozze, perfetto. Dovremmo cercare, mi sa, il tipo che aveva rubato la macchina, che poi l'ha rivenduta. Eccolo lì, è lui. Sì, mi servi tu. A chi hai venduto quella macchina che hai rubato? FBI. Ha un minuto per me? Certo che ce l'hai. Certo. Bene. Cerco il proprietario di una Chevrolet Malibu blu dell'83.
Non mi interessa come ha avuto l'auto, se gliel'hanno portata o se l'ha rubata. Voglio solo sapere chi l'ha comprata. Sa com'è, è una serial killer. Niente, amico, ma non me lo ricordo. Ho davvero una pessima memoria. No, dai, tira fuori un po' di soldi, Jaden, veloce. A ricordare. Se dovessimo scoprire che ha venduto l'auto all'uomo che cerchiamo, per lei ci sarebbe un bel soggiorno omaggio dietro le sbarre. Ah, così, minacciosi subito. Pensavo vorresse corromperlo. Cos'è? Stai cercando di spaventarmi? Ebbene sì. Non so di che diavolo parli. Quindi smamma. Io avrei provato coi soldi, Jaden. Secondo me funzionava. Più che le minacce ti rendono antipatico. La Chevrolet blu è la mia unica pista. Ok. Quindi dobbiamo per forza... Sto male. Sudore freddo. Tremori alle mani. Speriamo che vada tutto bene. Sì, dai che va tutto bene, Jaden. Ce la puoi fare. Allora, vediamo un pochino. Sean? Mi restano meno di 24 ore se voglio trovare Sean Mars ancora vivo. Addirittura meno? C'è una scia qui. Cos'è, olio? No, sono impronte. Sangue. Impronte? Sangue? E perché c'è del sangue qui? Eh già. Perché? Allora, le tracce arrivano da qua. Oddio, ma stai scherzando? Non è che c'è qua il bimbo, no, eh? Non è qua sotto, vero? Oddio! Ma è acido questo? Quello è un teschio? Hanno sciolto un tizio nell'acido? Ci guardiamo alle spalle, Jaden. Jaden? Ecco. Un tuo collega stava incominciando a fare troppe domande. Ho dovuto tappargli quella sua boccaccia. No! Ma stai scherzando? Oddio, chi è il collega? Lo conosciamo? Mi sulla testa, sbirro. Non ho nessuna intenzione di perdere tempo. Adesso io e te ci andiamo a fare un bel discorsetto. Oh no, ma che pizza, ma perché oggi ci va così male? Vai, Bibi, fallo cadere, grande! Ok, va, colpi, no, di nuovo, devo fare di nuovo queste cose. No, gli occhiali magici! No, gli occhiali magici che costano un botto di soldi, ma stai scherzando? E mi fanno premere i 30.000 pulsanti e io non sono in grado, aiuto. Odio giocare col joypad, non ne azzecco una, porca puzzola. No, di là, girati, scansati, abbassati. Non possiamo usare tipo i comandi vocali, Jaden, ti prego, io ti dico che fare e tu lo fai. Piglia la pistola, spara, cosa mi fai premere per sparare? Devo premere? No, ok. Adesso calma. Io. Perfetto. Dimmi tutto quello che sai sull'uomo della macchina blu. Ma il tizio era da solo in questa officina, vero? Seconda possibilità? Chance, Jack. Non complicare le cose. E cosa mi farai? Non hai gli occhi da assassino, allora? Ne ho già steso uno. Ne ho freddato uno, tizio. Non tirare troppo la corda. Colpiscilo, vai! Colpo forte, dobbiamo essere minacciosi. E addirittura, e vi ha rotto il maso. Il naso. Adesso parla. Mamma mia, un po' che agitazione sti episodi però, eh? Paura, Mr. C.S.I. Mr. C.S.I., è bellissimo. E, benzina. Ti piacciono i fuochi d'artificio? Perché? Scommetto che quei serbatoi farebbero un gran bel botto. Vaffanculo, lascia stare i serbatoi. Diremo che è stato un incidente. O meglio, io dirò che è stato un incidente. No, se... Tu non sarai in grado di parlare, sai? Jaden, se facciamo esplodere tutto ci moriamo pure noi. Sei tutto suonato. Io non so nulla di quel tizio. Voleva che mi sbarazzassi della sua carretta. In cambio di una nuova con targa falsa. Ha pagato in contanti. Adesso parliamo? Tipo che fa domande. Mi ha detto di far sapere a un tipo, un certo... Paco del Blue Lagoon quando la macchina sarebbe stata pronta. E questo è quanto. Conversazione alla centrale. Sei in arresto. Hai il diritto di rimanere in silenzio. No, Jaden, non ora. Jaden. Ma perché? Forse dovevamo drogarci, vero, l'altro giorno? Era la scelta migliore. Pare che tu abbia un problema, amico. Sì, ne ho più di uno in realtà. Jaden, ok, io sto premendo tutto, Jaden, spero di aiutarti in qualche modo facendo tutto ciò. No! Ah no, ci stavamo prendendo la droga! Anche i tossici. Oddio, benedica l'America. No, cazzarola, siamo nella cacca. Siamo nella cacca perché non ce ne va bene una. Quella robaccia, signor Sbirro. No! Per sempre. Oddio.
Oddio, che succede? No, ma stai scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma perché oggi è così traumatico? Perché oggi ci fai fare tutto questo? Sì, vabbè, non ci sentirà nessuno anche se suoniamo il clacson, tizio. Presto, devo trovare il modo di uscire da qui. O finirò schiacciato in questa maledetta morte. Dai. No. Aiuto, no, Jaden, ma che scherzi? Maledizione! Stai scherzando? Stiamo scherzando? È morto Jaden, ci ho fatto morire Jaden davvero? Ok. Allora, non so che dire, dico la verità, non so che dire in questo momento. Ma è colpa mia? No, perché in questo momento mi sento un po' in colpa, cioè sono stata io che non sono riuscita a far liberare Jaden. Cioè l'ho praticamente ucciso io. Dio, mi sento un po' in colpa. Ma quindi tipo anche Madison ha rischiato di morire per davvero se non riuscivo a liberarla in tempo? Cioè, sto gioco funziona così, se non riesco davvero a seguire le indicazioni che mi dà il gioco, i personaggi mi muoiono? Cioè, non che fossi particolarmente affezionata a Jaden, dico la verità, sinceramente tengo di più a Scott e voto di più, cioè tifo di più per lui, però un po' mi dispiace. Non peraltro, avevamo il trucchetto magico degli occhiali col guantino fatato che non mi dispiaceva proprio per niente. Vabbè, ok, allora io cerco un attimo di riprendermi da tutto questo, dalle colpi, dalle morti, dal sangue, dalle torture. I traumi giocando a sto gioco, porca puzzola, i traumi che mi stanno venendo. Va bene ragazzuoli, allora io vi mando un abbraccio, un bacione, fatemi sapere cosa ne pensate e se qualcuno conosce il gioco, per cortesia, mi faccia sapere se è colpa mia se Jaden è morto, perché mi sento particolarmente in colpa, veramente, cioè sto soffrendo dentro. Va bene, sperando che nel prossimo episodio riusciamo a far restare vivi i personaggi, noi ci vediamo la prossima settimana. Baci e abbracci, ciao!